Credo che dobbiamo anche essere oggettivi sulle scadenze, sulla tempistica e sui contenuti. Allora, primo, la Repubblica Italiana ha concordato nell'economia del patto Euro Plus un percorso di pareggio di bilancio al 2014 e l'ha concordato con una gradualità definita dalla Commissione e dagli altri partner, con numeri oggettivamente definiti e ragionevolmente progressivi. Se uno mi avesse detto meglio il 2014 o il 2015, onestamente gli avrei detto magari mi farebbe comodo il 2015 come per la Francia, però ci hanno detto quello, ci siamo impegnati ed è. Vi posso assicurare che quel percorso di pareggio con quei numeri non conteneva callidità politiche italiane, perché ce l'hanno falsato da fuori, ci hanno detto devi fare da 4,5, 3,9. Non c'è in quei software il ciclo politico di un paese. Certamente su 14 c'erano in mezzo le elezioni, ma né la data delle elezioni né la data del pareggio erano modificate da logiche politiche. 2014. Quel tipo di data e quel tipo di provvedimento il 21 luglio furono coralmente approvati e applauditi da tutte le istituzioni nazionali e internazionali. Faccio un esempio nazionale. Nel Parlamento della Repubblica Italiana quel provvedimento da parte di autorevole parte dell'opposizione dissero noi non siamo d'accordo nel merito, ma a saldi e tempi invariati l'avremmo votato anche noi. Questo per dire che al 21 tutti, ma proprio tutti, in alto, in basso, a destra, a sinistra, il cancelliere tedesco, tutti hanno detto è il provvedimento giusto, complimenti, ed è questo. E per inciso il pareggio di bilancio non è stato fatto in agosto, era stato fatto, scelto come logica nell'ottobre dell'anno prima. Poi, dopo quel provvedimento avviene una serie di fatti che in qualche modo modificano tutto ed è una serie di fatti che radicalizzano ed evidenziano la crisi finanziaria. Per inciso io posso accettare e accetto molte critiche, ma non quella di un eccesso di ottimismo. Io ho sempre detto che a me sembrava di stare dentro un videogame, arriva un mostro, lo batti, sei lì bello che ti rilassi, e arriva un mostro ancora più grande di quello prima. Avendolo detto a Chatham House nel 2008, credo di avere almeno alcuni argomenti per togliermi la colpa di ottimismo. Ho sempre avuto un'idea della gravità e della complessità della situazione. Dopo l'approvazione di quel provvedimento in Europa e nel Parlamento della Repubblica Italiana avvengono dei fatti. Io credo che ci sono molti esercizi interessanti, non credo alle profezie retroattive, cioè quelli che dicono l'avevamo detto, gli stessi che invece avevano detto è la cosa giusta. Devo dire, questo non vuol dire che non sia grave ciò che è successo dopo, che non sia grave la situazione che c'è adesso, ma oggettivamente fino a luglio il percorso era molto diverso ed era coralmente diverso. Forse avremmo dovuto fare di più, di diverso, non lo so. Abbiamo fatto quello che era stato concordato in Europa. Naturalmente uno mi può dire non ti fidare solo, ma ripeto, io ho l'elenco di quelli che hanno detto che era la cosa giusta. Poi naturalmente l'avrebbero fatta con contenuti diversi. A parte le profezie retroattive, credo che uno debba notare che quel provvedimento di agosto fu fatto in 4 giorni con una complessità che non è solo anticipo dal 14 al 13, ma con una complessità interna di fabbricazione del provvedimento che è maggiore di quanto uno possa immaginare e tra l'altro con l'aggiunta di alcune norme importanti che non erano nel testo iniziale. Mi permetto di avere una visione diversa rispetto a quello che ha detto il Presidente Marcegaglia. In quel provvedimento, nel provvedimento che c'è, ci sono 14 miliardi di tagli e 6 miliardi di tasse, non viceversa, ma siamo disposti a offrire ampia documentazione a proposito. Perché sono 6 di tagli ai ministeri, 4 ai governi locali e 4 al welfare.
Il resto è una componente fiscale, ma non dominante, all'opposto. Avrebbe potuto essere diverso, infatti c'è una che tendenza è molto più fiscali, ma la composizione attuale è questa. Certo, nel fare un provvedimento in 4 giorni puoi fare degli errori, puoi fare delle scelte che poi... Non voglio fare l'avvocato di nessuno, mi è stato detto com'è che accorpando le feste non avete pensato al 2 giugno, al 25 aprile e al 1 maggio. Com'è che non avete pensato? Non ci abbiamo pensato. Pensavamo che fosse importante scrivere la norma sull'accorpamento e che poi ci fosse spazio per il decreto che definisce le date per dare spazio a questo. Non era, confesso, centrale nell'economia di una manovra da decine di miliardi in quel momento. Dovendo fare una norma, abbiamo fatto la norma che accorpava le festività e c'è dentro, per inciso, anche l'Election Day. Però è un errore, ammetto, è un errore. Noi abbiamo pensato in 4 giorni a fare quella cosa. Il contributo di solidarietà. Io sono convinto che... io l'ho firmato il provvedimento, quindi, però devo accettare anche ragioni diverse che ci hanno portato a sostituire il contributo con un'altra forma di entrata, che è il contrasto all'evasione fiscale. E se tra l'altro io ho letto sulla stampa un buco da 4 miliardi, da 5 miliardi, se guardate il testo che è attualmente in discussione, voi trovate che i cambiamenti sono stati, invece di distribuire il taglio tra governo centrale e governo locale, è più a favore dei governi locali che del governo centrale, ma a numeri invariati, e invece il contributo di solidarietà ci sono interventi di contrasto all'evasione. Il contributo di solidarietà cifrava 700 milioni nel 2012 e 1 miliardo e 6 nel 2013. Considerando che il recupero di evasione nell'ultimo triennio è stato di 25 miliardi a legge vigente, non mi pare che siano cifre ingestibili o proibitive, anche perché al posto del contributo c'è una radicale, diversa strategia di contrasto all'evasione fiscale. Il nostro sistema è stato troppo dall'atto della repressione e quasi nulla dall'atto della prevenzione. Ci sono norme sul penale, sulle banche, ma soprattutto c'è il ruolo obbligatorio dei comuni. Tu non puoi gestire un paese che ha 8.000 comuni e 4 milioni di partite IVA solo con 2 strutture centrali. Io credo che sia un cambiamento fondamentale nella strategia, non oserei la parola lotta, di contrasto all'evasione, in modo da convincere a dichiarare un po' di più in un paese in cui chi dichiara più di 500.000 euro sono 3.641 persone, chi dichiara più di 1 milione sono 796 persone. Quindi credo che margini ci siano per un'azione civile di equità e non di repressione selvaggia. Come chiudere? Io credo che qui dobbiamo tutti un po', come dire, adottare una logica di normalità nella discussione. Io ho l'impressione che ci sia stato, e in un crescendo negli ultimi tempi, un eccesso di strumentalità degli argomenti, di brevità delle visioni, anche in un qualche modo di polemiche. Io credo che, a parte le formule politiche, lo spirito un po' di questa riunione sia quello di organizzare... Vedete, il bilancio pubblico lo fai con un decreto legge, il PIL non lo fai per decreto legge, ma la presentazione di un paese presuppone un elemento immateriale in più. È stato detto la credibilità, la prospettiva del paese nel suo insieme, che non è solo il governo, ma il Parlamento, la classe dirigente e la sua organizzazione complessiva. C'è un vecchissimo film di Fellini che è Prove d'orchestra. Ed è un film nel quale in qualche modo si rappresenta il disordine collettivo di una orchestra, dove tutti fanno un po' quello che vogliono. Io credo che
nessuno ha la bacchetta magica, un po' tanti hanno la mania di bacchettare troppo. Se si usassero le bacchette giuste con la mania giusta, sarebbe nell'interesse del nostro paese. Grazie.